tanta roba. American Wagyu. American Wagyu. No, vabbè, questa è quella, ma questo è il Wagyu australiano. Sì. Amici di Braciami Ancora, oggi confronto fra tre tipologie di Wagyu, quello giapponese, quello australiano e quello americano. Teatro di questo confronto, Sarcos, nuovo ristorante attrazione carnivora che ha aperto al centro di Roma. E quando dico centro di Roma, dico proprio centro di Roma, guardate, vi faccio vedere. Secondo te il Colosseo a quanto dista da qui? Saranno 25 minuti? No, 750 metri. Dove sta scritto? Qua. Vai là, giri a destra. E evidentemente c'è il Colosseo di fronte, hai capito? Vedete questo qua che sta a digitare, si chiama Federico. Piacere. Lui è il direttore di questo bel ristorante. Buongiorno. Oh, poi vieni a assaggiare il Wagyu con noi, ok? Posso? Beh, direte sì, dai, visto la carne, ce la mettete. Grazie. Va bene, andiamo dentro. Andiamo. Prima di concentrarci sulla carne, ragazzi, vi faccio vedere questo ristorante che ha aperto da poco. Allora, che stiamo al centro di Roma, ve l'ho già detto. Mentre Zaccaria, il tuo prode grigliatore, prepara tutto, due parole. E noi oggi, grazie a te e alla tua disponibilità, proviamo queste tre tipologie di Wagyu, ma i clienti, cioè gli amici di Braciami Ancora, che vedono sta roba, poi la ritrovano qua sempre? Tutti i giorni. Tutte e tre le tipologie fisse. Perfetto. America, Australia, Giappone. Anche altre referenze ho visto. C'è un sacco di bella roba. Bella vetrina internazionale. Perfetto. Ristorante che è aperto in data precisa? 7 novembre. Giorni freschi. Fresco il locale, ma non te che viene già una bella esperienza di gestione di steakhouse. Una a Frascati e un'altra in Sardegna. Costa Smeralda. Adesso siete arrivati. Giro Porto Cervo. Perfetto, adesso siete arrivati a Roma. Ciao Zaccaria, lui è il creatore, ragazzi, che oggi. Ciao Zaccaria! Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Zaccaria direttamente dal Marocco. Sì, Marocco. Giusto, sì. Perfetto. Metti qua le tre. Allora iniziamo con l'Australia, ragazzi. Australian Wagyu. L'American Wagyu. American Wagyu. E Wagyu Giappone. Rullo di tamburi per il Wagyu Giappone. Prima nota tecnica, quindi primo momento super quark. Il Wagyu, ragazzi, rappresenta una macro razza di bovini provenienti dal Giappone. Poi altri paesi hanno iniziato ad allevare Wagyu, si alleva anche in Italia. La caratteristica del Wagyu, ragazzi, qual è? La marezzatura, il grasso interno che la fa da padrone. Tre tipologie sono le più comuni, quelle che trovate maggiormente nei ristoranti d'Italia, e non tutti si possono vantare di averle tutte e tre. Ho in mano, ragazzi, un pezzo di carne proveniente dal Giappone e volevo soffermare, ragazzi, l'attenzione su tutto il reticolato, le onde, la marezzatura di grasso che caratterizza questo tronchetto di Wagyu giapponese. Mi rendo conto che per mangiare questa carne ci vogliono alcune caratteristiche. Uno, la curiosità. Dovete essere curiosi, rompere il muro del pregiudizio. Due, un portafoglio gonfio. Ma ragazzi, una volta l'anno uno si può permettere una bella bistecca di Wagyu giapponese. Ovvio, non è un cibo che si mangia tutti i giorni. Passiamo all'incontro ravvicinato con il Wagyu americano. In questi casi, ragazzi, molto spesso il Wagyu che arriva dall'America è per tre quarti Wagyu, per un quarto Angus. Vedete, la differenza è evidente, no? La differenza è evidente. Anche qui però le striature di grasso sono notevoli e saltano subito all'occhio. Poi, ragazzi, la Wagyu Australia invece ha delle marezzature molto più raffinate. Guardate qui, sembra disegnata dalla mano di un pittore. In realtà questa, ragazzi, è madre natura supportata da decenni e decenni e decenni e decenni di studio dell'uomo nei confronti di questo animale. Io ho coinvolto un grande amico di Braciami Ancora, nonché un allevatore italiano di Wagyu, per farci dire in una pillolina, ragazzi, veloce, le caratteristiche di questo animale. Allora Michele, il Wagyu, come dici tu, è proprio una bella razza. Come vedi dietro di me abbiamo alcuni capi Wagyu. È una razza bovina di origine giapponese e si caratterizza per un'intensa marezzatura intramuscolare che si viene a sviluppare
ha un tempo di accrescimento parecchio lungo rispetto alle altre razze bovine, ma questi grassi, questa intensa marezzatura è caratterizzata per lo più da grassi polinsaturi, quindi buoni per la salute, ricchi anche di omega 3 e omega 6. E questo grasso, Michele, andando poi a sciogliersi in cottura, rende questa carne di una tenerezza e di un gusto unico, ed è il motivo per cui viene considerata una delle migliori razze al mondo, una delle migliori carni al mondo. Basta che la teoria, basta, mo mangiamo, ok? Zaccaria? Ecco. Allora, amico mio, perché io sono amico di tutti i grigliatori, sappiatelo. Amico mio, facciamo così, mi tagli tre fettine, io vengo, tre bistecche, io vengo, oltrepasso il limite invalicabile della zona del grigliatore, ospitami nella tua, diciamo, zona di lavoro, tagliamo tre bistecche e mentre tu le tagli io ti faccio qualche domanda perché ho qualche curiosità. Qual è quella che va di più in questo ristorante? Allora, quella che va di più è la Wagyu Australia. Wagyu Australia. E il Kobe Giappone. Wagyu Australia, Kobe Giappone e poi quella americana. America. Che paradossalmente quella americana è la più economica, uno pensa dovrebbe andare di più, sì, e invece no. No. Tagliamo in ordine di costo, dai, iniziamo dal Wagyu America. Tagliaci la bistecca classica di Wagyu America. Io comunque, quando voi tagliate il Wagyu, sono emozionato come quando da bambino aprivo l'uovo di Pasqua. Certo. Che dicevi che sorpresa ci starà. La cosa bella è che il Wagyu ti regala più soddisfazioni, certo, dell'uovo di Pasqua. No, vabbè, questa è quella, ma questo è il Wagyu australiano. Sì. Pah! Noi ci abbiamo il Giappone. Mo' viene la parte forte. Ah, guarda, sembra finto, sembra. Non ci credo. Tanta roba. Parliamo di 230 grammi di Wagyu America per Federico, un costo di 60 euro, ragazzi, eccola qua, guardate che bella. Mentre invece qui abbiamo l'Australian Wagyu, peso di questa era 254 grammi per un costo, Federico, di 82 euro. Japan Wagyu, madonna che meraviglia, ti sembra la Via Lattea, sembra. 372 grammi per un costo di 130 euro. Ragazzi, abbiamo 60 80 130 euro. Una cosa è certa, per cucinare questa carne bisogna avere qualche accortezza. Allora ci viene in soccorso Paola, grande amica di Bracimi Ancora, che oggi non è potuta stare con noi perché sta lavorando in un ristorante. Paola, allora, dacci qualche indicazione per la cottura giusta di questa carne. Grazie. Ciao amici di Bracimi Ancora, oggi non sono con voi perché sono in un altro ristorante a fare una consulenza. Ho visto, state facendo un assaggio di tre Wagyu diverse, sono tre carni nobilissime. Io vi parlo della cottura. La cottura della Wagyu con la carne estremamente marezzata va fatta su piastra, quindi non su un brace diretta dove va a colare il grasso, perché è importante che la carne va cotta nel suo stesso grasso. Attenzione a non far diventare la piastra molto molto incandescente e quindi a farla fumare, rispettare le temperature, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Volevo fare una piccola annotazione, qualcuno potrebbe dirmi, mentre Zaccaria cuoce la carne faccio questa piccola annotazione, il Wagyu Japan, ragazzi, questo nello specifico non è Kobe, ok? Il Kobe è un particolare Wagyu che viene allevato nella prefettura di Kobe in Giappone. Noi conosciamo il Kobe perché è semplicemente quello che è arrivato prima in Italia e quello che ha avuto un pochino più di marketing e di spinta di comunicazione, ma la qualità, ragazzi, è pressoché lo stessa. È un po' se la Chianina fosse allevata, che ne so, la Chianina in provincia di Arezzo e la Chianina in provincia di Perugia, ok? Per intenderci, parliamo di indicazioni geografiche. Zaccarì, bella, mi piace la piastra come ci ha suggerito Paola, così il grassetto non va via. Una cosa ci tengo a dire, le porzioni di queste tipologie di carne sono sempre porzioni molto piccole, nel senso quei 370 grammi di Wagyu Giappone che abbiamo tagliato ce la divideremo in 4 praticamente, quindi parliamo di 8, 16, 24, 32, 80 grammi a testa. Il mio consiglio è, per la carne giapponese non eccedete oltre i 100 grammi, perché oltre a costare un sacco poi lì per lì la mandate giù, ma poi, ragazzi, fate difficoltà a digerirla, no? Perché è una carne molto impegnativa.
comunque non serve essere dei super mega esperti per accorgersi della tenerezza di questa carne. Praticamente, Zaccaria, fai una pressione leggera e guarda, si taglia da solo praticamente. Ovviamente noi ce lo mangiamo in maniera assolutamente informale qui vicino al punto griglia con Zaccaria, con Federico, col buon Jack. Voi ovviamente vi accomoderete, no? Con tutti i crismi. Guardate la mia mano che è tutta untacchiosa. Volevo fare un assaggio. Prima un assaggio senza sale, che vi consiglio sempre un assaggio in purezza per gustarsi tutta l'aromaticità della carne, e poi, perché no, un pizzico di sale Maldon, il consiglio che vi do, per boom, esaltarne ancora di più il sapore. Mamma mia. Molto elegante, il sapore è molto raffinato. Poetica, si può dire. Poetica, è poetica, il grassetto è nobile. La cosa bella di questa carne, ragazzi, è che un morso tira l'altro. Assaggiamola con il sale grosso. Sai com'è maestosa sta carne? È maestosa come quando per la prima volta in vita tua vedi le cascate del Niagara. Wow, che perdita d'occhio, no? Una cosa che ho notato è che quando si raffredda leggermente e quindi cala la temperatura di quei 3-4 gradi, il sapore si trasforma, diventa ancora più intrigante. Tanta roba. Dobbiamo aspettare l'Australia. Vai. Zac, quando vuoi. Vado. Mentre Zaccaria è impegnato nella cottura, diciamo, della carne, io volevo sciogliere un dubbio. Ma perché questa carne costa così tanto? Perché è un grande dilemma, un grande dibattito. Se vogliamo, è anche un grande, soprattutto il principale ostacolo che il pubblico carnivoro ha nei confronti di questa carne. Per chiarire, cercare di capire il motivo per cui il costo è molto alto, io chiedo direttamente a Filippo. Filippo è un allevatore, grande amico di Bracemi Ancora, fondatore di Di Manzo, esperto di marketing e grande amante della cultura carnivora orientaleggiante. Tra l'altro Filippo è stato pure più e più volte a studiare da vicino questi allevamenti di gobbe. Allora Filippo, perché questa carne costa così tanto? Ciao Michele e ciao amici di Bracemi Ancora. Dopo essere stato in Giappone e aver avuto la fortuna di visitare alcuni allevamenti, posso dire che gli allevamenti giapponesi sono strutture abbastanza ordinarie, all'interno delle quali però vengono allevati questi animali straordinari. Straordinari perché hanno delle caratteristiche molto diverse rispetto a molti altri animali allevati in giro per il mondo e sono stati selezionati fino a diventare unici. E secondo me, mio personale parere, è giusto pagare questo tipo di carne così tanto. Primo, perché appunto per la sua unicità. Secondo, perché è una carne che viene dall'altra parte del mondo e quindi crea anche un movimento abbastanza importante. Terzo, perché è un tipo di carne che non può essere consumato in grandi quantità a pasto, ma come fanno proprio nella cultura giapponese, porzioni da massimo 80-100 grammi a persona. Tutto quello, ragazzi, che ci ha appena detto Filippo accresce cosa? Il grande senso di privilegio che abbiamo, ragazzi, oggi a fare questo confronto fra queste tre tipologie di carne e il grande rispetto che bisogna avere nei confronti di questa materia prima, ma attenzione, di tutte le materie prime, questo sia chiaro. Eccola ragazzi, eppure l'Australian Barbecue è pronta, io mi prendo questa, stessa storia, le striature di grasso si sono, ragazzi, squagliucchiate, guardate che bella, guardate che bella, guardate che bella. Questo ha un odore più mandorlato rispetto all'americana, ragazzi, c'è un pizzico di sentore di mandorla. Anche qua ho messo dei cristalli di sale Maldon. Qui, ragazzi, quando la mettete in bocca è come se vi affacciaste sui fori imperiali di Roma. Perché c'è una segmentazione di feedback, di sensazioni più complesse rispetto al Wagyu americano. Mi spiego. Ci sono picchi di sapore, di intensità, di curiosità gastronomiche maggiori che poi con il sale, boom, ok? È davvero questa, ecco, questa è imperiale, come la faccio sui fori imperiali. Cioè io spero, ragazzi, con queste immagini di farvi capire che cosa ci stiamo mangiando rispetto all'americana. Qui il grasso rimane più in bocca, ha più personalità.
Stiamo ragazzi per andare in cottura del terzo tipo di Wagyu in confronto oggi, il Wagyu giapponese, quello ultra famoso. Caro Zaccaria, a te l'onore, sono molto felice di vivere insieme a te questa esperienza. Vai! Beccati questa! Cottura che rasenta la perfezione, le striature di grasso, l'amarezzatura è praticamente scomparsa. Questa carne va mangiata al sangue. Se tu, ristoratore, te la ordinano ben cotta, gliela porti ben cotta, stai commettendo un errore, secondo me, ok? Perché altrimenti questo pubblico noi, quando lo istruiamo, scusate, mi ero un attimo incantato perché sono di fronte a una delle carni più complesse e nobili sulla faccia della terra. Cioè, boom! Qui è tipo l'immensità. Siete in cima a un faro di un'isola, vi affacciate e c'è il mare ovunque, e il mare praticamente è questo grasso che invade anche delicatamente la bocca e si espande, si espande, si espande, si espande. Posso, questo mare? E non trova mai fine. Sentore, leggeri sentori di panna cotta, di caramello. Qui ci sono davvero secoli e secoli di storia. Ci siamo fatti, ragazzi, una bella panoramica su questo Wagyu. Abbiamo coinvolto un sacco di professionisti, le abbiamo assaggiate, vi abbiamo presentato un posto dove potete venirle a degustare. Valutazioni finali, ragazzi. Allora, Zac, a te quale ti è piaciuta di più? A me mi è piaciuta di più la Wagyu Australia. Wagyu Australia, te Fede? Sono con Zaccaria. Sei con Zaccaria? Wagyu Buicks, Ranger Valley. Ok. E Giacomo, a te quale ti è piaciuta di più? L'America. A te l'America. Allora, vi dico la mia. Presa a piccole dosi, quindi sotto i 100 grammi, il Giappone, però se dovessi prendervi tre etti di carne, mi farei questa. Allora, complessità, Wagyu Giappone. Tanta roba, però approccio carnivoro mediterraneo, vai in Australia, converrete immagino, su per giù siamo tutti sulla stessa linea. Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto. Devono venire qui a mangiare, prenotare e fare una bella degustazione di Wagyu. Avete due opzioni, ok? Venite qua, fate una degustazione di Wagyu, una bella verticale di Wagyu, fighissima, mi piace. Con i vini abbinati, Perfetto, oppure venite qua una settimana sì e le assaggiate tutte e tre. Direi che è perfetto. Amici di Braci Ancora, tutto quello che dovevamo dirvi ve l'abbiamo detto. Un abbraccio ragazzi e che la brace sia con voi. Ciao! E con la telecamera dell'iPhone zozza di grasso ed è tutto sfogato, solo per farvi vedere che anche Giacomo mangia il Wagyu giapponese. Grazie a tutti!